Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video voglio farvi vedere come realizzare dei dolcetti di Halloween semplici e buonissimi. Per la prima idea vi serviranno dei biscotti tipo Oreo, come questi, anche se io questi in realtà li ho presi in una pasticceria vegana vicino casa mia che li fa un po' più cicciotti e sono buonissimi. Dopodiché dovete aggiungere dei pretzels, 8 per l'esattezza, e li dovete semplicemente infilare nella parte a crema. Poi aggiungete degli occhietti utilizzando del burro di arachidi, di mandorle, di nocciole oppure di cioccolato. Io sto utilizzando questa crema di cioccolata vegana che sa esattamente di Nutella. E poi se volete gli occhi in 3D potete utilizzare degli Skittles o delle caramelline come queste. E voilà! Adesso avete i vostri ragnetti biscottosi. Per la seconda idea dovete utilizzare semplicemente delle banane, tagliatele così e poi con una bacchetta, un bastoncino o una cosa del genere disegnate due occhietti e una boccuccia con del burro di arachidi, di nocciole, di mandorle o quello che avete. E alla fine avrete queste banane fantasmine buonissime. La terza idea è la più semplice e per realizzarla vi serviranno semplicemente dei mandarini o delle clementine e una penna per dolci. Se non avete una penna per dolci potete utilizzare un pennarello normale, tanto scrivete semplicemente sulla buccia e poi i mandarini li sbucciate, quindi non c'è problema. Fate ai mandarini le facce che più vi piacciono e alla fine sembreranno esattamente delle zucche di Halloween. E per l'ultima idea vi servirà una mela, tagliatela così in 4 parti e poi tagliate via una sezione in questo modo. Dalla sezione che avete appena tagliato tagliate dei triangolini piccolini. Poi spalmate del burro di arachidi dentro la mela, così. E appiccicateci i triangolini. Ed ora le vostre mele hanno dei denti mostruosi e affilatissimi. È tutto qua. Ora tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti o cliccando sulla i qual è il dolcetto che vi è piaciuto di più. E se li ricreate, non vi dimenticate di taggarmi nelle vostre foto utilizzando @RoxyRoxTV. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!